Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della Casa di Mattia. Oggi vi farò vedere come lavare i jeans e in generale i pantaloni scuri di cotone. Direi tutti di cotone. Allora, qual è l'importanza di questa tipologia di lavaggio? I jeans ovviamente sono, penso, i pantaloni, la tipologia di pantaloni più usati al mondo, e hanno la caratteristica di essere, star sempre bene e andar bene con qualsiasi tipo di indumento. E la loro caratteristica, appunto, questo colore, questa trama, li rende particolari. Cosa fare per fare in modo che il jeans rimanga sempre uniforme e non abbia mai, che sono super antiestetiche, quelle righe bianche che passano magari in mezzo al nostro jeans, sulla coscia o sul polpaccio, che indicano un cattivo lavaggio del jeans. Quelle righe da cosa sono provocate? Sono provocate da un lavaggio scorretto o ad alta temperatura, oppure utilizzando un detersivo sbagliato, oppure perché abbiamo sovraccaricato troppo la nostra lavatrice e non abbiamo utilizzato il programma adeguato. Allora, io oggi farò su una lavatrice solo di pantaloni e jeans, tutti rigorosamente girati al contrario, con cerniere e bottoni allacciati. Allora, carichiamo la nostra lavatrice, è piena ma non troppo, nel senso che sono 5 paia di pantaloni e c'è ovviamente lo spazio deve rimanere tra i capi e il cestello, ed è proprio questa la cosa che rende anche perfetto il lavaggio dei jeans, ovvero non sovraccaricare in modo tale che i jeans non rimangano troppo piegati, non si stropiccino troppo. Ora chiudiamo lo blog. Dunque, i detersivi che utilizzeremo oggi sono i Dash, non ha sbiancanti ottici, importante, è come il salvacolore, questo ha solo una profumazione diversa. Mi raccomando, bisogna usare o un detersivo per colorati o un detersivo per delicati, ma mai un detersivo contenente sbiancanti ottici e un detersivo in polvere. Poi avremo la nostra acce gentile, dunque del Dash ne utilizzeremo circa 60 ml, anche un po' meno, forse 55. Mezzo tappino di acce gentile e mezzo tappo del nostro ammorbidente preferito se diluito, mezzo tappo se concentrato. Allora, accendiamo la lavatrice. Questa lavatrice ha il programma per i jeans. È un programma che 30 gradi, vabbè, 3 ore 10 è sproporzionato, noi andiamo a diminuire, tanto poi comunque diminuirà appena rileverà il carico che non è pieno, ecco. Se non avete il programma jeans, utilizzate il programma sintetici a 30 gradi sempre. Non mettete l'ammorbidente però in quel caso, perché rifarete un risciacquo poi alla fine con l'ammorbidente. Io lo metto già perché nel programma jeans ci sono ben 4, se non sbaglio, forse anche 5 risciacqui, e quindi è sufficiente, posso già mettere l'ammorbidente già da adesso. La centrifuga la mettiamo a 1000 giri, 1200, e selezioniamo. Ecco, sì, sono 4 o 5 risciacqui selezionando l'extra risciacquo. Voi ovviamente, se l'avete, selezionate sempre l'extra risciacquo, perché è importante togliere ogni residuo di detersivo dai nostri jeans. Facciamo partire la lavatrice. I jeans, sia che utilizziate l'asciugatrice, che va benissimo perché ha un trattamento, ci sono programmi apposta per i jeans e dona vaporosità ed elasticità al nostro jeans, sia che li stendiate fuori, i jeans vanno poi, dopo il lavaggio, lasciati al contrario, la luce diretta col tempo poi ovviamente, vabbè, tende a schiarire i colori, quindi lasciateli sempre al contrario.
adesso mettiamo il detersivo e l'acido gentile nella fase di lavaggio e poi mettiamo direttamente la movimento. Tenete sempre presente che è meglio mettere il detersivo dalla vaschetta di lavaggio in modo tale che non si concentri su una parte di un capo. In questo caso, quando l'acqua scende, comincia già a diluire già da prima il detersivo con l'acqua, quindi ad abbassare la concentrazione acqua detersivo, che ovviamente se non lo mettiamo direttamente sui capi non va bene. Quindi 50 ml di dash, chiudiamo. Facciamo scorrere un pochino l'acqua. Apriamo. Mettiamo la nostra acqua gentile. Vediamo. E poi, come vi dicevo, se avete già impostato il risciacquo extra o avete un programma jeans che sicuramente utilizza tanti risciacqui, potete già mettere pure direttamente l'ammorbidente nello scompartimento, ricordatevi sempre, contrassegnato dal fiorellino. Vabbè, andiamo un attimo, arrivo qua, poi metterò ancora un pochino. Con questo finito, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!